Dopo mesi, finalmente, ragazzi, sono comprato una bellissima BMW. Non era vera quella BMW. Guarda quanto è nel portafoglio. Però se tu avessi questi 20 euro in più, riusciresti tranquillamente a avere una BMW. Però altri 20. Ah, molto bene. Quindi adesso una bella transizione e facciamo vedere la BMW. Finito i soldi, quindi niente transition con i soldi. Comunque niente, ovviamente un piccolo disclaimer ci sta sempre. Ovviamente non è che trasformiamo la macchina in una vera BMW, mi sembra anche normale. C'è una piccola cosa delle BMW che metterò sulla punto, quindi per quello diventa BMW, ma ovviamente non lo è. Però ragazzi, io vi invito a iscrivervi perché ho la macchina qua davanti con tutte le modifiche di questo video, più anche del prossimo video, perché ci sarà una modifica pazza sgravata in culo ed è molto figa, la sto guardando adesso. Quindi ricordatevi di iscrivervi perché settimana prossima ci sarà il video di questa modifica pazza sgravata. Stay tuned. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Lo specchietto attaccato, come vedete l'effetto non è male, non so quanto regga il biadesivo. Allora, se ci giochi, si muove tutto lo specchietto, quindi dovrebbe essere attaccato. Bisogna rifare il procedimento per due. Però non è stato per niente difficile, giusto staccare il coso, il biadesivo, è una bella pippa. Però per il resto buon effetto. Tech carbonio, poi ci mettiamo due dettaglietti. Non so se metto anche il biadesivo qua sotto, perché come vedete non fitta alla grande. Vedete, c'è un minimo di scalino. Però l'effetto è figo, eh. Però da sotto fitta. Cosa c'è? C'è un po' d'aria sotto. Vabbè, finché dura, fa verdura. Vediamo col secondo. Ok, messi tutti e due. E mi sono reso conto che magari voi che siete più esperti, se togliete la calotta, dov'è? Togliete la calotta, è un po' più facile. Guardate se parlo piano, però vivo in un palazzo, quindi il garage di tutti, sembro uno scemo. Tra l'altro vive anche gente vecchia, quindi sembro strano. Comunque, gli interni adesso, lo specchietto è così, sì, è molto esagerato, è molto grande e ti togli la visibilità qui, però alla fine lo specchietto va bene uguale, certo è molto grande, è veramente enorme, se trovate la versione più piccola secondo me è meglio, però alla fine vi toglie solamente un punto lì per fare le manovre, quindi spaccherete qualcosa, spero di no, però l'effetto da fuori è molto figo secondo me, quindi ne vale sicuramente la pena. Pugnettoso, se sbatto forte non cade. Vedremo questo qua giallo come sarà, una merda. Allora, ci ho ripensato, gli specchietti
sono tanto grossi, però ho speso 20 euro, quindi qualche mesetto ce lo vorrei fare, poi li famo volare. Spero che non prendo troppi insulti sotto qua, ditemelo se vi piacciono, che li togliamo. In teoria con questo adesivo bisognerebbe togliere la parte dietro e poi togliere la parte trasparente sopra. Io c'ho il contrario, mi bestemmiamo qui per appiccicarlo. Allora, sarà molto difficile. Ah, effetto finale questo. E voi direte, beh, non è male. Certo, perché vedete le enormi bolle che ci sono. Vediamo se è fattibile farvele vedere. Adesso toglieremo, quanto sono grande, toglierei, a parole mie, la plastica, piano piano. Ciao, buoni. Alle bolle. Round 2. Se non vuole il sole, approfittiamo per la chicca. Spellicoliamo. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Ok, e il risultato finale. Questo è venuto molto meglio, vedete. Una bolla, questo è venuto veramente bene. Allora, è quasi ora di pranzo, però tra poco devo ritornare al lavoro. Che sono stato al lavoro stamattina, sono le 12.51. Vediamo se riesco a mettere le altre cose per finire questo video di AliExpress. Però, posso dire, le calotte, voto 6, perché l'ho pagato 20 euro, se non era un 2. Anzi, proprio perché l'ho pagato così tanto, magari sono da 2. Questi scorpioncini qua non mi dispiacciono, quindi quello foto insomma è un 7,5. Adesso mettiamo l'ultima cosa, sono il battitacco della porta. Questo è il battitacco della punta, che è un po' una merda perché è di plastica, è brutto. Quindi andremo a mettere roba che non si vede. Vede scritto Abarth in fake carbonio. Fake carbonio. Andiamo a aprire la confezione ASMR. Madonna, c'è troppa luce, è troppa. Allora, come vedete dietro ci sono quelle per... Non so se è proprio per questo, secondo me per il portabagagli. Questi li devo bocciare perché è colpa mia, ma non vanno. Non vanno perché sicuro è per la 500. Quindi questi purtroppo... Purtroppo non li posso mettere, sta volando via tutto quel vento, quindi terzo gadget non ha provato. C'è una donna, sta a finire il mondo. E niente, il video di oggi finisce con due gadget, uno che è un po' grosso e brutto, gli adesivi ci stanno, mi piacciono, li terrò un bel po', visto che comunque la build, per voi che siete arrivati a fine video ve lo dico, con i dettagli gialli ve lo fa alla nera, con i dettagli gialli, e niente. Volge al termine, prezzo degli adesivi 3 euro, bellissimo, per 3 euro vanno benissimo, le calotte costano 25, è tanto secondo me, quindi se vi piacciono così grossa bene, però sappiate che rendono un po' male soprattutto dall'interno, vedete? Quindi non è niente di che. Un bacio e ci vediamo nel prossimo video.